Con spettacoli, animazioni e iniziative collaterali torna a Fano la magia del paese dei Balocchi. Dopo 16 edizioni organizzate nel quartiere di Bellocchi, la manifestazione dedicata alle famiglie e in particolare ai più piccoli si sposta alla Rocca Malatestiana. Il tema scelto per quest'anno è Esseri di parola e l'evento portante è rappresentato dalla mostra fotografica Che Favola, in programma dall'11 al 19 agosto, dalle ore 18 alle 23. Questa esposizione di immagini e testi ripercorre la storia della festa e prima dell'inaugurazione verrà trasmesso il cortometraggio di Luca Pagliari dal titolo Una favola nella favola, che vuole raccontare e mettere in rilievo le principali tappe della crescita dell'associazione del paese dei Balocchi. Invece il sindaco del 2021 sarà Bungaro, il cantautore che da oltre 30 anni scrive pagine importanti della storia della musica. In occasione della nomina, la sera del 19 agosto è prevista una sua esibizione che sarà anche un momento denso di poesia ed emozione. Questa è un'edizione che l'abbiamo chiamata Smart Edition proprio apposta perché abbiamo dovuto fare delle scelte di trasferirci dalla nostra Piazza Bambini del Mondo alla città. Abbiamo organizzato degli eventi e organizzeremo degli eventi successivi. Un ospite importante che è Bungaro, grande cantautore di classe, raffinato, che verrà al paese dei Balocchi e oltre a fare il suo concerto, come no, noi l'abbiamo chiamato per questo, per la sua musica, però c'è un filo conduttore con i bambini e con il paese dei Balocchi. Uno è che nell'ottobre del 2020, in occasione dei 100 anni della favola di Rodari, della sua nascita, lui ha editato una canzone e l'ha cantata insieme a Ferrara Mannoi, È il cielo di tutti, prendendo le parole di una sua famosa poesia. Quindi questo, oltre al suo concerto, canterà con i bambini della scuola elementare di Bellocchi, un coro tra le note, e due canzoni, la sua canzone principale Guarda Stelle e questa canzone dedicata ai bambini. Ho parlato con lui nei giorni scorsi, veramente entusiasta di essere il sindaco del paese dei Balocchi, perché poi alla fine del suo concerto gli daremo la fascia da sindaco del paese dei Balocchi. Nell'area della Rocca sono previste anche iniziative con animazione per bambini. Domani alle ore 21 sarà la volta dei Fiori del Mare in collaborazione con l'associazione Apito Marche. Mercoledì allo stesso orario è in programma L'avventuroso viaggio di Dante, Il mio babbo, uno spettacolo con Giulia Bellucci, Anissa Guizzi e Frida Neri. Infine giovedì 12 e martedì 17 agosto dalle 19 alle ore 20 ci sarà l'assalto alla Rocca con un grande gioco di gruppo promosso da Arfan Animation.